Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di carenza idrica perché alcuni cittadini pescaresi e dell'area metropolitana capitanati dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari hanno protestato sotto la sede della regione in Piazza Unione per la carenza di acqua che ormai perdura dall'inizio dell'estate. Pettinari ha annunciato di aver chiesto al presidente della giunta regionale Marco Marsiglio di riferire rispetto ai provvedimenti che l'ente ha messo in campo o intende prendere per risolvere la situazione e sanare le reti. Con la Brodo, Alfredo Primante. In una delle estati più torride degli ultimi anni, migliaia di cittadini pescaresi e dell'area metropolitana hanno dovuto fare i conti con l'assenza di acqua. Dall'altra parte la beffa con i costi in bolletta che aumentano sempre di più. Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, ha portato il caso in regione per capire, proprio dall'ente sovraordinato, quali siano state le azioni per cercare di sanare le reti colabrodo. Vergognoso che nella regione dei parchi, nella Regione Verde, la regione delle sorgenti, abbiamo una carenza idrica senza precedenti. Ci sono racconti, famiglie che da 90 giorni stanno senza un goccio d'acqua, con disabili, minori, in piena crisi pandemica. Chi avrebbe dovuto fare cosa? Allora, ci sono enti, le società di gestione e servizio idrico integrato, in questo contesto l'ACA, non sono società enti terzi, società astratte, sono società interamente pubbliche i cui soci sono i comuni e quindi i sindaci approvano i bilanci, quindi approvano l'operato dell'azienda, votano i vertici e poi ce li sentiamo puntare il dito contro la società, come se puntassero il dito contro loro stessi. Questa è una cosa che mi fa rabbia, la dobbiamo smettere, i cittadini devono sapere, l'ACA non è una società terza, sono i sindaci, i comuni che sono soci, azionisti di queste società e quindi ci devono dire che cosa si sta facendo. La tariffa che aumenta ogni anno, i cittadini pagano a fronte di un non servizio, perché non si fanno le opere di riefficientamento delle reti? Punto di domanda. Ho portato in caso in Consiglio regionale perché la regione tramite l'ERSI governa, vigila e controlla il servizio idrico integrato e l'ERSI, quindi la regione, ha il dovere di attrarre finanziamenti nazionali, finanziamenti europei per rifare le reti, quindi ho chiesto al Presidente Marsiglio di venire in aula a riferire se hanno una mappatura di tutte le reti, qual è la pressione, quali sono le perdite, quali sono gli finanziamenti, i contributi che ci sono stati. So che addirittura nel Masterplan ci sono stati oltre 100 milioni di euro per rifare le reti e cosa si è fatto con questi soldi, se sono stati cantierati i lavori, se sono partiti, che cosa si sta facendo. Io mi auguro che risponderà a breve. Perdite idriche che arrivano anche al 70% dell'acqua immessa nei tubi e cittadini che sono esasperati dalle carenze idriche e dalla necessità di doversi alzare anche la notte per poter sbrigare le faccende di casa. Da quanto tempo ha problemi? Dai primi di giugno noi non abbiamo acqua e ce l'ho soltanto la notte, quindi io la notte mi devo alzare per farmi la doccia, per fare i piatti, per fare tutte le mansioni domestiche. Questa situazione è insostenibile e abbiamo bacinelle in casa, bottiglie, cioè dobbiamo alzarci la notte per fare le mansioni di casa, gli ho detto tutto. Parliamo adesso di elezioni amministrative perché l'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo è tra i candidati sindaco per le prossime elezioni a Sulmona. A sostenerlo ci sono 7 liste civiche, tra i punti fondamentali del suo programma c'è il turismo, lo ascoltiamo nell'intervista di Stefano Recanati. Beh, il cuore del nostro programma elettorale. Dicevo che la nostra sarà un'azione rivoluzionaria in questo senso. Sulmona ha sempre puntato poco sul turismo. Sulmona è una delle città più belle d'Italia, è una delle città più belle d'Abruzzo. Ha una sorta di palcoscenico naturale, di straordinaria bellezza. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questo palcoscenico di straordinaria bellezza venga mostrato all'Abruzzo, all'Italia e all'Europa intera per attrarre
attrarre turisti che già ci sono, perché noi abbiamo un territorio a noi vicinissimo che è l'Alto Sangro, che registra presenze per oltre 1,5 milioni, 2 milioni l'anno. Ecco, attrarre quel turismo, dare la possibilità a quei turisti di vedere le bellezze di questa straordinaria città. Beh, il primo ad opporsi alla chiusura del punto nascita, voglio ricordarlo, è stato il sottoscritto, quando in una votazione drammatica in consiglio regionale io votai contro la mia stessa maggioranza e quindi votando a favore del punto nascita. Credo che oramai le condizioni ci siano tutte, ovviamente la rete ospedaliera deve essere ancora discussa in regione, spero che la regione lo faccia quanto prima per mettere quantomeno in sicurezza il punto nascita. Io credo che sia l'unico strumento attraverso il quale i territori possono far sentire la loro voce. I partiti è indubbio che a livello locale hanno fallito la loro azione, i partiti non sono più quelli di una volta, e l'unico modo per far ascoltare la voce del cittadino a livello regionale, a livello centrale, è proprio la costituzione di gruppi civici. Cronaca adesso. La scorsa notte il personale della sottosezione di polizia stradale di Vasto Sud è riuscito a fermare un SUV Maserati Levante rubato poco prima nel centro abitato di Civitanova Marche. Il locatario del veicolo verso le 3 si è accorto del furto e ha avvertito le forze dell'ordine, permettendo al centro operativo autostradale di Pescara di appurare che il mezzo era dotato di GPS. Quindi si sono attivati immediatamente con la società di gestione del sistema di allarme per captarne il segnale. In questo modo, alcuni minuti dopo, sono riusciti a rintracciare il veicolo che si trovava all'altezza di Pescara Nord, procedendo ad una velocità di circa 250 km/h, dando così tempestive indicazioni agli equipaggi della polizia stradale in servizio in direzione sud. Verso le 3:40, ricevute le esatte posizioni e coordinate GPS, la pattuglia autostradale di Vasto Sud si è posizionata sulla carreggiata dell'A14 nel territorio di Vasto per intercettare ed agganciare il veicolo fuggitivo. Gli operatori, considerata anche la fortissima velocità del veicolo che avrebbe creato gravi pericoli alla circolazione, e approfittando di un convoglio eccezionale in transito con relativa scorta, sono riusciti a filtrare il traffico mettendo all'interno della coda anche la Maserati in fuga. Durante le operazioni di blocco, i ladri a bordo, due uomini di circa 30 anni, hanno poi guadagnato la fuga a piedi, favoriti dall'oscurità e dal traffico, abbandonando il SUV sul posto. All'interno la Maserati presentava evidenti segni di effrazione, era stata allacciata una centralina per manomettere l'accensione dei veicoli senza utilizzare la chiave. Il veicolo sarà restituito al legittimo locatario. I fuggitivi hanno le ore contate, poiché gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle loro tracce. Cambiamo argomento adesso. Venerdì prossimo, 17 settembre, alle 17:30 a Pescara, si terrà un convegno dal titolo Giornate particolari, la gestione dei grandi eventi nello spazio urbano. Ospite, tra gli altri, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. L'appuntamento costruirà un momento di riflessione sulla valenza, ma anche sulle problematiche che pone l'organizzazione dei grandi eventi all'interno delle città. A seguire alle 21, concerto di Orietta Berti presso l'Arena del Mare di Pescara, evento che servirà anche a raccogliere fondi per il ripristino della Pineta d'Annunziana distrutta dall'incendio dello scorso agosto. L'evento che faremo venerdì 17 alle 16:30 in piazza Ettore Troilo, che è la piazza che sta di fronte al Tribunale di Pescara, e rientra in questo filone che abbiamo avviato il 23 luglio con Quale Città, cioè ragionare le città come grande organismo da cui ripartire, e l'incontro di venerdì è dedicato proprio al tema dei grandi eventi, cioè le grandi manifestazioni, le grandi iniziative che fanno conoscere un ingrandimento, un ingigantimento della città, sia per le funzioni che svolge, sia per le persone che vengono, sia per la qualificazione delle sue funzioni. I grandi eventi internazionali, ma anche poi quelli nazionali, che sono poi un fatto specifico e peculiare della città, che è il motivo per cui la città in quel giorno si fa mondo o si fa nazione. Certo, questa che è una grande opportunità per una città
basti solo pensare a cosa è accaduto a Torino dopo le Olimpiadi del 2006, è anche un momento di rischio, un momento di sforzo per la città, è un momento in cui emergono criticità per il numero delle persone che arrivano, per il numero dei servizi che vanno erogati, per i rischi connessi sia in questo momento alle questioni epidemiologiche, sia ai rischi di ordine pubblico, di sicurezza, della qualità della vita dei cittadini che sono nelle città. E questo quindi è un tema su cui la comunità scientifica internazionale si confronta da tempo, ma è bene che anche qui si organizzi un confronto, sia mettendo in campo le intelligenze dell'Accademia, gli intellettuali, ma anche confrontandoci con i decisori pubblici, con gli imprenditori, con coloro che hanno organizzato manifestazioni di questo genere, proprio per sostanziare anche su questo aspetto uno dei capitoli di quella carta delle città di Pescara con cui vogliamo dire come deve essere la città nuova. E quindi sarà un grande pomeriggio di lavoro e siamo convinti che produrrà dei grandi risultati. È stato presentato ieri nell'auditorium del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara un libro che festeggia i 50 anni dalla statizzazione dell'istituto. Il Conservatorio nella città è il libro scritto dai docenti Anna Maria Ioannoni Fiore e Riccardo Graciotti ed edito dalla Libreria Musicale Italiana. E l'occasione è stata quella di celebrare i 50 anni dalla statizzazione del Conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio, avvenuta nel 1969. Il libro è stato presentato ieri alla presenza, tra gli altri, del presidente Maurizio Di Nicola e del direttore Alfonso Patriarca. Una storia di didattica musicale ormai equiparata a quella di un ateneo, vista la valenza dei titoli accademici che rilascia e che si inserisce con pieno merito in quella dinamica di una città come Pescara cresciuta così vistosamente dal dopoguerra. Nel libro c'è anche un appendice in cui sono indicati i nomi di tutti i diplomati dal 1969 all'anno accademico 2019-2020, il punto di vista del compositore Francesco Antonioni, presente anch'egli all'evento. Il Conservatorio è un'istituzione molto importante perché crea cultura, accende fuochi laddove sembra che il fuoco sia spento. Ed è importante certamente per la città di Pescara, per la provincia, per la regione, ma vorrei cogliere l'occasione delle tre bandiere che sono dietro di me, perché è davvero un conservatorio, diciamo così, la musica, no? Che non ha bisogno di parole, si confronta a livello europeo, a livello internazionale, a livello mondiale. E quindi questo gesto di orgoglio da parte del Conservatorio di Pescara, di sottolineare l'importanza della sua storia e del suo futuro, mi sembra un punto fondamentale per potersi confrontare alla pari, perché no, con le altre istituzioni analoghe che si trovano nel resto dell'Italia e in Europa. Forte il legame con Gabriele D'Annunzio e non solo perché il conservatorio è intitolato alla madre del Vate, Luisa. Negli ultimi 20 anni, 30 anni, sono diventate molto diffuse le cosiddette sound walk. Sound walk vuol dire camminate sonore. Ebbene, la pioggia nel pinetto di D'Annunzio è una sound walk scritta, forse 100 anni prima che venisse, no, 100 anni no, però 50 anni prima che venisse pensata un'idea del genere dal punto di vista acustico, Gabriele D'Annunzio l'aveva già realizzata in una poesia. Primo incontro tra tutti gli enti che si occupano di nautica in Abruzzo. L'obiettivo è quello di creare un comitato consultivo che possa rappresentare alle istituzioni con una sola voce tutte le problematiche del settore. Fare sistema è la parola d'ordine dell'incontro nell'ambito di Aspettando Sotto Costa 2022 tra tutti gli enti abruzzesi che si occupano di nautica e di porto in particolare. Dunque una giornata per incontrarsi e per decidere se costituire un board che porti una sola voce alle istituzioni rispetto alle problematiche del settore. Fare sistema è importante in un settore come la nautica di
porto, che ha un moltiplicatore economico, occupazione, sport, anche in termini sociali, ma non si rappresenta né viene considerata per il valore che invece esprime. Quindi abbiamo voluto chiamare i circoli, i rimessaggi, i porti della costa abruzzese per l'idea di fare sistema, di rappresentare tutta la nautica abruzzese per il valore che esprime, come dicevo, e quindi magari costituire un advisory board regionale che non si sovrappone alle attività. Dragaggio, approvvigionamento di carburante e turismo, questi alcuni dei temi dibattuti nell'incontro di questa mattina. È un'iniziativa propostaci da Assonautica, che come sappiamo è promossa dal sistema camerale nazionale e che raduna tutta la filiera della nautica al proprio interno, quindi ci è sembrato giusto e doveroso accogliere questo invito, cioè quella di mettere insieme tutti quelli che hanno voce nell'ambito della nautica, porti turistici, circoli, associazioni, federazioni, perché ci siamo resi conto che nonostante l'importanza di questo movimento per il PIL regionale non siamo mai stati rappresentati da un'unica voce e questo comporta una certa sottovalutazione da parte dei decisori pubblici nei confronti di questo settore. Una fra le tutte è la possibilità, ecco, di avere un rifornimento di carburante che all'interno del porto diventa estremamente problematico, in quanto vengono serviti i pescherecci che hanno un regime agevolato e il diporto è escluso, in quanto un gestore che lo faccia non si riesce a trovare. E immagini lei andare con le tanichette con un divieto di bunkeraggio esistente per fare il rifornimento di diventa problematico anche per i transiti. Lei consideri che noi l'anno scorso in regime di lockdown al porto di Vasto abbiamo avuto 190 transiti di barche, tutte quante di dimensioni importanti, di caratura importante. Per l'insabbiamento che c'è, e se si parla di un porto di notevoli dimensioni, è vero che è anche più grande il problema dell'insabbiamento, ma è anche vero che le risorse sono maggiori per affrontarlo. Ma per un piccolo porto come il nostro, i 240 posti di barca, pensare di avere periodicamente ogni anno un problema di dragaggio con le spese che ci sono di oltre 50-60 mila euro all'anno diventa quasi un elemento che ti costringe a chiudere, insomma. Siamo quattro porti in Abruzzo, abbiamo delle prerogative diverse l'uno dall'altro, però ci unisce dal punto di vista dello sviluppo turistico, ci unisce il territorio, quindi se riusciamo a fare sistema legando i quattro porti e legandolo al territorio, credo che riusciremo ad offrire a fare un'offerta turistica unica a livello italiano e a livello europeo. E adesso apriamo la pagina di sport, perché la Coppa dei Campioni d'Europa è stata esposta ieri all'Aurum di Pescara in occasione della visita del presidente federale Gabriele Gravina, il quale rivela come nei programmi ci sia l'ipotesi di portare in futuro gli azzurri di Roberto Mancini a giocare una partita proprio a Pescara. L'hanno alzata il capitano Giorgio Chiellini e tutti gli azzurri di Roberto Mancini nella sera di Wembley lo scorso 11 luglio, quando l'Italia è diventata campione d'Europa. La Coppa è stata in bella mostra all'Aurum di Pescara. Per tanti tifosi c'è stata l'opportunità di una foto ricordo o di un selfie con il prestigioso trofeo. Il tutto in concomitanza con la visita a Pescara del presidente federale Gabriele Gravina, fiero di aver portato questa Coppa nel suo Abruzzo. Continuiamo a vivere quei momenti di grandi emozioni che abbiamo già vissuto, li continuiamo a raccoglierli, a coltivarli e cercare di distribuire, di far partecipare, di condividere questi momenti di grande gioia con quanti tifosi, con tanti tifosi e con tutti coloro che hanno voglia di toccare con mano questo splendido trofeo. Il presidente Gravina accende poi una speranza per gli sportivi abruzzesi, parlando così dell'ipotesi di far disputare a Pescara una partita della Nazionale Maggiore, campione d'Europa. Come sapete ci sono delle condizioni oggettive legate ad alcune norme di protocollo UEFA che vengono richieste per alcune competizioni. Pescara rientra nei nostri programmi, lo faremo quanto prima. Infine un pensiero sulla ripartenza di tanti campionati dilettantistici fermati per un anno e mezzo dalla pandemia. Ma ci sono stati tanti altri dirigenti molto responsabili, a malincuore hanno staccato la spina perché non c'erano le condizioni, i presupposti per mettere insieme quegli ulteriori sacrifici che vengono richiesti a tanti volontari nel mondo del calcio. Quindi la base del calcio ha dato una risposta straordinaria di lealtà, di fedeltà, di attaccamento al mondo del calcio, al mondo dello sport. A che punto è l'iter per la riforma dei campionati?
ci siamo, stiamo lavorando, al prossimo Consiglio federale faremo un'altra verifica, stiamo andando avanti. È possibile avere qualche dettaglio? No, i dettagli li conoscete ormai, non vorrei entrare negli aspetti tecnici, quando saranno pronti li comunicheremo. Ma domani è già di nuovo tempo di campionato in Serie C con il Pescara che ospita la Vispesaro alle 17.30, la conferenza stampa tra poco di Gaetano Auteri allo stadio Adriatico Cornacchia alle 15.30. Chi ha parlato questa mattina è Federico Guidi, perché il Teramo domani è impegnato alla stessa ora del Pescara alla Braglia contro il Modena, trasferta complicata per i biancorossi che lasciano a casa Montaperto e Di Dio, ancora indietro con la preparazione. Buà in vantaggio su Azio Smanovic per partire dall'inizio sulla corsia destra di difesa, Rossetti, Viero, altro ballottaggio in mezzo, mentre davanti potrebbe essere confermato il tridente Bernardotto con Malotti e Rosso. Il tecnico del Teramo Federico Guidi conta di confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime due uscite per cercare il compaccio in terra d'Emilia, anche se con qualche cambio nell'undici iniziale. La squadra che affronteremo domani, il Modena, è una squadra di grandissima esperienza, di grande struttura, di fisicità, di grande qualità tecnica, allenata da un allenatore vincente, di grande esperienza. Quindi insomma è una partita come le altre due, ad alto coefficiente di difficoltà, che sapevamo all'uscita del calendario il nostro inizio fosse così complicato. Detto questo, io mi aspetto che i ragazzi riescano a mettere in campo quella che è la nostra mentalità, quella che è la nostra identità, che ci deve contraddistinguere contro chiunque. Noi dobbiamo avere rispetto e preparare la partita al massimo contro chiunque, qualsiasi sia il nome e la difficoltà della gara, ma in campo noi vogliamo essere propositivi, cercando di fare un calcio in cui i calciatori si riconoscano protagonisti, cercando di voler la palla e cercare di andare, così facendo, a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. È una partita difficile, una partita che loro hanno esperienza nel reparto arretrato con Pergreff, Ingegneri, se ci sarà Silvestri. Hanno grandissima qualità in mezzo al campo, unita a tanta fisicità, mi riferisco a Gerli, Armellino, Scarzella, ma lo stesso Di Paola che ho avuto anche in Nazionale Under 20, e poi la tantissima qualità che dispone nel reparto avanzato con Tremolada, Minesso, Musti, Marotta, Ogunseye, che abbinano tecnica, uno contro uno, attacco agli spazi, capacità fisica e abilità nel gioco aereo. Insomma, è una squadra in cui dobbiamo stare iperattenti in ogni situazione di gioco, perché sono pericolosissimi, però è altrettanto vero che noi vogliamo giocarcela in maniera coraggiosa, cercando di emozionare la nostra gente senza precluderci di poter fare un risultato positivo. No, ma nel calcio impossibile non esiste, non c'è niente di impossibile. Chiaramente noi dobbiamo, come ho detto prima, dobbiamo avere il coraggio di provarci, anche perché se no vivremo di rimpianti di poter fare qualcosa e di non aver provato a farla. Noi questa cosa qua non dobbiamo nemmeno pensarla minimamente, e soprattutto non dobbiamo speculare sugli avversari e non dobbiamo scommettere nella dea bendata. Noi dobbiamo giocare la partita e cercare di determinarla con quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre idee, perché la squadra si allena per fare certi tipi di cose. Noi ci vogliamo provare, e questo tutte le domeniche sarà così. Mai mi sentirete dire mi accontento di un pareggio. E in casa modenese Attilio Tesser potrebbe valutare qualche cambio di formazione. Silvestri dovrebbe rientrare tra i giocatori a disposizione. Ancora out invece Renzetti, e da valutare le condizioni di Ciofani. A centrocampo Di Paola troverà quasi certamente una maglia da titolare a scapito di uno tra Armellino e Scarsella. Allora ascoltiamo le parole del tecnico gialloblu. Ho bisogno di trovare prima possibile non solo la condizione migliore, chi è arrivato dopo, ma soprattutto un'amalgama di personalità in questo momento, perché è quello che dobbiamo ricercare maggiormente sotto questo aspetto
di esperienza, di personalità, questi giocatori mi danno al momento qualcosa in più. Quindi l'inizio sarà questo, nella consapevolezza, ho detto più volte che spesso è chi entra che determina le partite, però a livello iniziale di approccio, di mentalità, porto avanti ancora gli 11 di partenza del derby. Io guardo le partite, guardo gli avversari, sono andati in casa della Virtus Entella, hanno fatto partita per tutti i 90 minuti. Uno mi dirà 2-0, sì, calcio di punizione o calcio d'angolo. In porta l'Entella non ha quasi mai tirato. Loro hanno avuto 4-5 clamorose palle gol, migliore in campo per l'Entella il portiere. È una squadra che gioca in avanti, sbarazzina. Ha fatto uguale con il Siena. Leggermente più equilibrata per un pezzo di gara e poi l'hanno condotta loro. Squadra molto giovane, molto dinamica, propositiva, offensiva, super offensiva. Questo è quello che l'analisi della partita, le due partite che hanno fatto, ha evidenziato. Se andate a guardare e a leggere i commenti dei vostri colleghi su quelle due partite, vedrete che non si discostano più di tanto dalla mia analisi. Fanno un pressing pazzesco a Sfisliante, nato proprio dal dinamismo, dalla gioventù, di un'aggressività molto molto forte, ecco, e lì dobbiamo essere bravi, lì ci può stare una parte anche tattica di partita su quella loro grande pressione che fanno, come saperne uscire e uscirne bene. E in Serie D domani il Nereto sarà l'unica abruzzese a scendere in campo per il turno preliminare di Coppa Italia in casa del Porto d'Ascoli alle ore 15. Ieri intanto la squadra e la società del presidente Luciano Bartolini si è presentata in piazza davanti a cittadini e tifosi. Sarà difficilissimo, lo sappiamo, è uno dei gironi più complessi in Italia, però anche immensa fiducia. Primo, nel paese, nell'amministrazione, che ringrazio per tutto il sostegno che ci hanno dato, ma soprattutto permettetemi di dire che ho dei ragazzi speciali, perché in questo mese sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. Stasera sono molto felice perché vedo che avete apprezzato quello che abbiamo fatto insieme al sindaco, che ringrazio ancora una volta, insieme all'amministrazione, ad Angela, Augusto, che questa sera non vedo. Questa società, questa categoria, senza di voi, senza il vostro aiuto, non può esistere. È vero! E quindi ve lo chiedo oggi qui sul palco. Noi siamo qui per farvi felici e per condividere con voi questa cosa, che è bellissimo. Il calcio è insomma uno dei giochi più popolari del mondo, ma se non lo si fa insieme, se non lo si condivide, non serve a niente. Quindi noi vi accoglieremo a braccia aperte e insomma aspettiamo che verrete in tanti a darci una mano, che insomma ci sosterrete la domenica. E una cosa ve la prometto qui: oggi è il giorno della presentazione, questa squadra rimarrà qui per sempre, quindi avete la Serie D. E parliamo di ciclismo adesso, perché domenica prossima invece si disputerà la 74esima edizione del trofeo Matteotti. In tempi difficili questa storica competizione sportiva riesce a mantenere la sua continuità. I motivi li spiega il presidente onorario Renato Ricci. Presidente, Renato Ricci c'è sempre quando si parla di ciclismo, quando si parla di Matteotti. Lei 3 anni fa ha ceduto lo scettro a Daniele Sebastiani, però lei insomma è sempre in prima linea. Beh, sono in prima linea, la responsabilità è di Daniele, su cui ho puntato, quindi come se fossi io, quindi ci credo, ci ho sempre creduto, e in questo momento posso dire che era l'unico che poteva portare avanti il Matteotti, se no il Matteotti si fermava. Di questi tempi è ancora più difficile organizzare manifestazioni sportive, alla fine con l'aiuto di tutti si è riusciti ad arrivare al traguardo di questa 74esima edizione. Ma,
sempre nella vita i successi si fanno con le persone che hai intorno. In questo caso io ho avuto tante persone vicine che hanno contribuito a fare il trofeo Matteotti, in questo caso ce n'ho uno che è Dino Renzetti, che continua da Fulvio Perna con me e con Daniele, e poi c'è Stefano Giuliani, che è un appassionato di ciclismo, ex corridore professionista, ama Pescara come l'amiamo noi, quindi è chiaro che veramente adesso il peso ce l'ha Stefano, ecco. Ricci, qual è lo stato di salute del ciclismo abruzzese? Ma lo stato di salute, io direi, dello stato italiano. Diciamo italiano. E purtroppo è inutile che facciamo i politici. E sono anni che manca qualcosa che una volta c'era, perché una volta negli anni 70 mi ricordo che Perna non sapeva quanti corridori importanti venivano, perché ce n'erano tanti, così negli anni 80, così negli anni 90. Senza che nessuno mi possa contraddire, negli ultimi anni purtroppo il ciclismo italiano c'ha qualche problema. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.